stata fatta giustizia, possiamo dire? È una bella domanda questa, perché dai, giustizia, andiamo in un altro, cioè, sì, dai, possiamo dire di sì. In base a quello che l'ordinamento legislativo ci dobbiamo tenere soddisfatti, è chiaro che comunque Chiara non c'è più, quindi sì, fondamentalmente sì, si sarebbe voluto chiaramente di più, però prendendo atto, ripeto, di quello che è la situazione, forse la possiamo chiamare una sentenza esemplare. Insomma, vedendola nell'ottica della, purtroppo, della giustizia italiana, di quello che è l'ordinamento legislativo, devo prendere atto che siamo riusciti ad avere una sentenza veramente esemplare per quello che poteva essere, insomma, rispetto alla pena massima chiesta, quindi diciamo che ci dobbiamo ritenere soddisfatti. Quasi la stessa pena che ha chiesto il pubblico ministero, quindi una pena sicuramente in linea con quello che è il nostro ordinamento minorile, il processo minorile. Una procura esemplare ha ricostruito correttamente tutta la dinamica, tutta la vicenda. Ovviamente, secondo quello che è l'ordinamento giudiziario processualistico italiano, credo sia una sentenza sicuramente meritevole di ottimi apprezzamenti. È chiaro che è una sentenza di un imputato che ha 16 anni, quindi sicuramente fortemente condizionata dalla giustizia e dal processo minorile. Però 16 anni e 4 mesi credo che sia una sentenza in linea con quello che era la richiesta anche del PM e in qualche modo anche l'aspettativa del signor Gualzetti. Ormai siamo arrivati a un punto fermo della situazione. Ripeto, in base a quello che è l'ordinamento legislativo ci dobbiamo ritenere soddisfatti. È chiaro che comunque Chiara non c'è più, quindi sì, fondamentalmente sì, si sarebbe voluto chiaramente di più, però prendendo atto, ripeto, di quello che è la situazione, forse la possiamo chiamare una sentenza esemplare. Periodo che non sto andando più a trovare Chiara, perché sto cercando di entrare nell'ottica delle cose che Chiara non è là c'è il suo corpo, Chiara nel cuore, non sotto terra, insomma. Sto prendendo coscienza che la tomba in sé per sé è solo un punto di riferimento dove abbiamo sepolto il corpo, ma diciamo che lei vive con noi, dai. Cerco di viverla più nel presente, non si poteva ottenere di più. Purtroppo la legislazione è qui, quindi possiamo dire di aver avuto una bella vittoria.